Il cambiamento climatico tende a destabilizzare il sistema di vita delle popolazioni che colpisce. La reazione, tuttavia, è molto diversa da caso a caso. Lei è Chiara, ha 25 anni e vive a Venezia, in Italia. Lei è Samira, ha 25 anni anche lei, e vive in un villaggio a 80 km da Marrakech, sulla più alta montagna del Marocco, il Monte Toubkal. Lasciate che si presenti. Insieme ai miei figli mi occupo delle nostre coltivazioni e accudisco gli animali che alleviamo. Io mi sono appena laureata e sogno di diventare avvocata. Che effetto ha il cambiamento climatico sulla vostra vita? Siccità e tempeste di neve più violente e frequenti. Gli uomini cercano lavoro in città e noi donne rimaniamo al villaggio da sole per mesi e mesi. La laguna di Venezia è minacciata dall'innalzamento delle acque, ma sono in costruzione delle paratoie meccaniche che dovrebbero proteggerla, almeno per un po'. Cosa ha Chiara che Samira non ha? I diritti fondamentali. Generalmente i paesi industrializzati riescono a mantenere funzionale il loro sistema di servizi e di approvvigionamento di beni adattandosi alle nuove condizioni ambientali, grazie alla disponibilità di risorse economiche e materiali. Nei paesi in via di sviluppo, invece, l'impatto del cambiamento climatico ha conseguenze ben più drammatiche. Quando una popolazione dipende dalle risorse naturali per il proprio sostentamento, le variazioni climatiche possono metterne a rischio la sopravvivenza. Se si aggiunge l'appartenenza a un gruppo sociale svantaggiato, come donne e minori, la condizione di vulnerabilità aumenta ancora. I diritti umani rappresentano la chiave per realizzare la giustizia climatica. I paesi industrializzati hanno contribuito maggiormente all'insorgenza del cambiamento climatico e per questo devono sostenere i paesi in via di sviluppo affinché vengano riconosciuti i diritti fondamentali, soprattutto per le categorie più deboli. In questo modo avremo tutti gli stessi diritti e le stesse libertà per adattarci agli effetti del cambiamento climatico.